Benvenuti, è un piacere per noi avervi qui stasera. Questo è l'evento conclusivo della mostra Harold in China, che si è tenuta in questi mesi a Guido La Pietra, ed è per noi veramente un piacere avere l'associazione Orientiamoci in Cina questa sera, questo evento conclusivo. Thank you.
waiting for the EEG. Thank you.
The end. Thank you.
Al secondo piano, Brano sarà una solista e vorrei anche presentare quella canzone più famosa per questo strumento. È sempre una canzone molto vecchia di storia che parla del pescatore. All'inizio si sente anche molto tranquilla perché proprio il sunset, cioè quando si accende il sole, tutto l'ambiente diventa rosso, molto romantico e la barca inizia ad entrare nel porto. E poco a poco, più che barche entrano, più che esce l'acqua, quindi si sente anche l'accelerazione della canzone. E alla fine, perché tutti devono entrare nel porto, prima che scende il sole diventa abbastanza veloce, e alla fine, quando è sceso il sole, l'acqua ritorna alla sua serenità. Questa è tutta la canzone. Buona sola. Della colonna sonora di Fedon, quindi del progetto di cui abbiamo visto prima un anteprima. E essendo il progetto facendo parte di un'integrazione multiculturale in cui cerchiamo di mettere insieme elementi della cultura cinese e elementi della cultura italiana, anche in questo caso la colonna sonora avrà all'interno elementi tipici della cultura giapponese, della musica tipica cinese, scusate. La musica tipica cinese, quindi pentatoniche, quindi scale pentatoniche, e elementi tipici della cultura italiana e della musica occidentale in generale, quindi scale maggiori e scale minori, riportati ovviamente in un'armonia che possa mettere insieme i due, diciamo, elementi tipici delle due culture diverse.
Abbiamo quindi elementi anche strumentali tipici della musica occidentale, come il pianoforte o il mandolino suonato da Giuseppe Di Stefano, e l'arpa cinese, Zheng, suonato da Sun Shen. Speriamo vi piaccia. Grazie. E dopo si sente anche la serenità quando ha venuto il sole, quindi questo è più o meno il parlante della canzone. Grazie.
Allora, il prossimo brano l'ho scritto pensando a, diciamo, all'alba, quando sorge il sole. Quello vuole essere una descrizione musicale del sorgere del sole la mattina. Quindi c'è una prima parte che sentirete, che è, diciamo, quando è ancora notte, nella calma notturna, per i primi minuti, diciamo, i minuti che precedono l'alba. E poi la melodia vera e propria comincia quando inizia a sorgere il sole. Spero vi piaccia. Io vorrei ringraziarvi per quello che avete fatto per noi questa sera, per la qualità di quello che ci avete fatto vedere e soprattutto ascoltare, e credo che abbiamo creato un bellissimo ponte tra le culture, tra le diverse culture, che è proprio uno degli scopi principali anche della nostra università.
e credo che questo sia il modo migliore anche per celebrare una persona grazie alla quale noi siamo qui stasera, che è Harold Hartton, e proprio per questo adesso vi invito a vedere la mostra nella sala accanto e andiamo quindi a scoprire la Cina degli anni 30 nell'esperienza di vita di Harold Hartton. Vi ringrazio per essere venuti qui stasera, comunque avremo modo di confrontarci mentre vediamo insieme la mostra. Grazie ancora a voi per questo bellissimo evento che avete organizzato per noi, veramente. Grazie. Buona serata.